La prima cosa che ti chiedo è come ti senti. Sfinito, perché veramente è stata durissima. Abbiamo sofferto tantissimo e la gioia è proporzionale alla sofferenza, quindi immensa. Mi dispiace tanto aver fatto soffrire anche chi ci ama, chi credeva in questa Italia, perché oggi si è visto un po' che cosa vuol dire giocare con atleti molto giovani, perché nel momento in cui bisognava chiudere la partita la palla cominciava a pesare e questo si è concretizzato in troppi errori dal penalty e dalle ali e ha rimesso in gioco il Lussemburgo. Poi non abbiamo più espresso il nostro gioco per la tensione e quindi siamo stati sempre punto a punto. Però devo dire che è buono così perché tutti quanti ci crediamo a questa squadra, sappiamo che ci darà soddisfazioni, per cui adesso con il senno del poi meglio vincere così. Che bilancio ti porti al di là del passaggio del turno, che chiaramente è la cosa per la quale eravamo venuti qui ed è la cosa che abbiamo ottenuto, dopo questi 3 giorni di pallamano giocata da questa Italia che ha vinto la prima partita, ha vinto quella che contava con Lussemburgo, nel mezzo c'è stata una sconfitta però di misura contro i padroni di casa. E adesso posso dire che abbiamo giocato bene, abbastanza bene anche là, per cui un'Italia che su 3 partite ha sbagliato pochissimo ed è difficilissimo, almeno per il mio modo di intendere il lavoro di allenatore. Quando si giocano 3 partite in 3 giorni non c'è quasi preparazione, non ci sono allenamenti e io proprio detesto questa situazione qua. Infatti preferisco quando giochiamo magari in una settimana 2 partite e si ha del tempo per prepararsi. Però dal punto di vista agonistico ha dato tanto a quest'Italia. Nel corso delle partite poi, della difficoltà delle partite, è emersa una voglia di emergere di questa squadra veramente fuori dal comune. Sì, molto. Oggi ho visto veramente una squadra super motivata, gli anziani che erano veramente, anziani, mi scuso ma non sono anziani, che volevano veramente infondere fiducia e coraggio a tutti quanti gli altri. Però questa è stata anche una competizione strana, perché siamo venuti qua quasi senza amichevole se non quelle di Chieti. E devo dire bravi ai ragazzi, perché generalmente noi abbiamo sempre bisogno di 1 o 2 partite amichevoli per dare il meglio, invece contro la Lettonia sono stati stupendi, quindi sicuramente dal punto di vista della motivazione, dell'attenzione c'era il massimo. Chiudiamo con quello che ci aspetterà. Non sappiamo chiaramente l'avversario, dobbiamo aspettare il girone, sarà una delle squadre peggio classificate degli europei del 2022 che si stanno svolgendo, ma è quello che volevamo, è il livello che vogliamo. Sappiamo benissimo che qualificarsi per i mondiali è molto difficile, però noi dovevamo passare questo turno per fare altre partite che contano e io sono sempre fiducioso, perché quando abbiamo il tempo per prepararci, lo abbiamo visto anche nelle qualificazioni europee, possiamo giocare con tantissime squadre. Sicuramente l'attenzione non sarà come quella di stasera, quindi potremo avere delle possibilità, perché no, chissà.